E qui c'è una bellezza nascosta, quella bellezza che a prima vista non si riesce a vedere, quindi va scoperta piano piano, con attenzione, e che ti conquista. Sapete la metafora degli uccelli di rovo, che vanno a nidificare praticamente in posti inaccessibili e che cantano quell'amore in punti veramente particolari, per cui le persone quando arrivano restano a prima vista stupefatti di questa cosa e poi mano a mano vengono conquistati. Allora, noi abbiamo un tempio italico che risale al III secolo, avanti Cristo, che era un tempio sannita dei Pentri. Poi ci sono le architetture del Medioevo e una parte tutta ottocentesca che è rimasta praticamente intatta da allora, non abbiamo mai modificato. Venite in Molise. Venite perché noi, la nostra terra è una terra straordinaria, una terra che non si conosce, una terra fatta di persone umili, orgogliose, ma mai superbe, che vi possono accogliere a braccia aperte. La finalità sono quelle di far venire qui in Molise turisti che hanno voglia di venirci a scoprire. Noi siamo una comunità ospitale, l'idea è quella di portare qui più persone possibili per dare un'immagine di un Molise bello, un'immagine di un Molise da vivere, da scoprire e da godere delle bellezze paesaggistiche, architettoniche, ambientali, naturali, enogastronomiche. Del resto il New York Times ha messo il Molise tra le 52 località da visitare. Sì, un articolo che ci ha dato molto risalto in questo senso, e noi abbiamo cavalcato l'onda e da qui è nata l'idea Regalati in Molise. Regalati in Molise, perché i turisti dovrebbero venire proprio in questa zona? Perché qui abbiamo tutto, abbiamo tanto e c'è tanto da vedere. Chi ha voglia di venirci a visitare e chi ha voglia soprattutto di scoprire le bellezze del Molise può venire, può farlo, perché ripeto siamo una comunità molto ospitale.